ci spiegherà tutto il gruppo. Il titolo della nostra chiacchierata è Fine Dining Delivery, perché scopriremo perché. Ecco, perché loro hanno un bel sistema una bella pensata per il loro delivery. Ciao Alberto! Ciao. Ciao a Ciao, tutti. mando una foto che sembra vintage, ma è di veramente pochi mesi fa, perché insomma, Qualche chilo in meno, però sì. ma no, no, ti sento benissimo. Sì. Allora, spiegaci un momento cosa fate con gli altri due soci. Allora, vabbè, noi era Goffi, Cantina d'Alicia e Casa Goffi. Questi sono i tre locali che ci rappresentano come gruppo Plin, che è la nostra società. Siamo nati nel 2018, chi più o meno ci conosce sa che siamo appunto sul territorio da un annetto e mezzo circa, da ottobre 2018, e in realtà abbiamo tre realtà abbastanza differenti tra loro, nel senso che Ragoffi si posiziona in una fascia un pochettino più gourmet, Cantina d'Alice è la nostra trattoria contemporanea, quindi quella splendida realtà che riscopre i sapori di un tempo, mantenendoli, diciamo, sull'intatto, ma comunque cercando di dargli sempre un minimo di modernità, mentre invece Casa Goffi, che è il nostro progetto, scusate, prettamente estivo, e poi un cocktail bar con cucina. A queste tre realtà si aggiunge, da circa 2 settimane, mal contate, un po' abbondanti, Eraway, che è un po' un contenitore che noi abbiamo voluto creare, così da dare possibilità in questo periodo di lockdown, come lo si definisce in questi giorni, la possibilità a molti dei nostri clienti più affezionati e anche chi ancora non aveva avuto possibilità di scoprirci, appunto, la possibilità di gustare a casa propria i piatti che inizialmente sono stati quelli di Era Goffi. In realtà ci stiamo, diciamo, muovendo su più fronti, quindi per esempio sabato uscirà il primo prodotto marchiato Casa Goffi, che è la nostra pizza gourmet, e poi nel tempo arriveranno altri ingressi, quindi verranno inserite altre ricette anche provenienti da Cantina d'Alicia. Amplieremo la proposta di Era Goffi, Casa Goffi. Stiamo studiando delle collaborazioni per aggiungere prodotti. Abbiamo già diversi produttori in contatto, perché vorremmo anche fare una piccola rivendita di produttori un pochettino più di nicchia, maestri del gusto e via discorrendo. Quindi questa è un po' una rinascita in tempi di crisi. Ecco, ci stiamo un po' reinventando con questo contenitore che appunto era Way. Allora, fermiamoci un minutino perché intanto andate a leggere l'ultimo post di Piemonte dove ci sono quattro delivery fatti da imprenditori che hanno poco più di 30 anni e ovviamente abbiamo messo anche Era Goffi con Era Way. Questa è la vostra pizza fatta. Questa è la nostra prima pizza che uscirà, è la tricolore, uscirà il 25 aprile, appunto, nel giorno della liberazione, ed è il primo passo verso la creazione di un box vero e proprio dedicato appunto alla pizza gourmet, in collaborazione con il nostro amico fraterno Rudy Marangon di Agribiscotto di Pianezza. Ed è una collaborazione che nasce appunto con l'idea di far uscire in anticipo un prodotto che sarà poi in realtà un caposaldo della nostra cucina nella parte estiva di Casa Goffi. Ovviamente, ahimè, purtroppo, come molti altri, non sappiamo tempistiche di riapertura, siamo qui che aspettiamo, in attesa di Però. capire quando e come riapriremo, e tutte le informazioni che Ok. serviranno, tutte le informazioni del caso. Della fase 2 con te ne vorrei parlare dopo perché Sì, voglio il tuo punto di vista da imprenditore. Stiamo ancora però su Eraway. Mi piace tantissimo questa vostra idea di coinvolgere partner e fare rete che è importantissimo in questo momento. Lo stiamo lanciando come messaggio il fare rete dall'inizio delle nostre dirette. E voi ci state riuscendo, nel senso che offrirete un canale a partner, produttori, eccetera. Chi volesse provare Eraway,
Concetto numero uno, non è un delivery dove la roba arriva pronti e via, quindi Certo. io non sono il cliente ideale, visto che io Tu voglio via, ma però Ma ce ne sono tanti che invece, ce ne sono grazie a Dio, tanti clienti stiamo avendo un ottimo riscontro. piace Sì. spadellare. No, Certo. no, no, in questo periodo non possiamo fare i primi appuntamenti, quindi non puoi dire sono bravissimo a cucinare e poi con Certo, sì. Lorenzo Non puoi neanche far finta, esatto. però spiega chi volesse provare Araway come si fa, quali sono Allora, Airway nasce dalla nostra personale esigenza di poter far arrivare a casa delle persone che appunto decidono di affidarsi a noi per il delivery un prodotto che sia al massimo della sua qualità. Per il prodotto che noi siamo abituati a lavorare, ci era impossibile pensare di far arrivare a casa delle persone un prodotto già finito. Per tutta una serie di motivi, per il tipo di paste che utilizziamo, per il tipo di preparazioni che facciamo. Conseguentemente a ciò abbiamo voluto cercare una formula che ci permettesse di far assaporare al meglio i nostri prodotti, le nostre preparazioni, evitando il rischio che hanno molti delivery che arrivano già pronti di andare un po', tra virgolette, a rovinare il prodotto finale. Quindi la soluzione più logica ci è sembrata quella di andare a proporre un prodotto che fosse, io adesso parlo in percentuali, poi qualcuno mi possa correggere, diciamo l'80% prodotto e preparato da noi. Quindi noi facciamo una lavorazione che è quella più lunga, quella che difficilmente si riuscirebbe a fare in casa anche con le proprie, con i mezzi che solitamente uno in casa ha. L'ultima parte, quel restante 20%, noi lo facciamo completare al cliente. Quindi molto semplicemente noi proponiamo un prodotto che viene spedito e ricevuto sotto vuoto, con una serie diversa di preparazioni di prodotti e di piatti. L'unica, diciamo, manodopera che si richiede al cliente è quella di rigenerare questo prodotto. Ci appoggiamo per la rigenerazione di questo prodotto a tre canali diversi, nel senso che noi facciamo tutte le sere una diretta Instagram con lo chef dal martedì alla domenica sera, perché lunedì siamo in giorno di brainstorming, quindi ce lo prendiamo libero per sviluppare nuove idee. Se non fosse piacere del cliente partecipare alla diretta live su Instagram, inviamo le videoricette, che sono tra l'altro videoricette singole, quindi per ogni singolo piatto noi inviamo una videoricetta. Qualora ci fosse qualcuno completamente avverso all'utilizzo del mezzo mediatico per la rigenerazione di questi prodotti, ogni singola ricetta ha un suo cartellino che ha le fasi per la preparazione, che cosa ti serve, quale pentola, se serve il forno, come rigenerarlo, minuti di cottura, modalità e operazioni varie. Questa ci è sembrata la formula più piacevole, innanzitutto, perché in un momento come questo credo che le persone abbiano anche voglia di trovare mediamente anche qualcosina da fare, quindi spendere un'oretta del proprio tempo in tutto a preparare con la propria compagna, con il proprio coinquilino o da soli, perché anche chi è da solo giustamente vuole concedersi qualche momento di relax e soprattutto mantenendo la qualità del prodotto al 100%. E questa è la parte appunto di delivery reale, quindi quello che avviene. Dopodiché, come giustamente dicevi tu, c'è nel corso di evoluzione di Airway c'è l'idea di, e già lo stiamo facendo, includere diversi produttori, amici e non, nel senso produttori con cui siamo già in rapporti, anche produttori con cui stiamo aprendo nuovi rapporti, quindi comunque è diventata anche un'opportunità di collaborazioni che magari prima non erano o fattibili o non erano pianificate, così che appunto anche loro possono avere un canale in più di rivendita del proprio prodotto. È un percorso un pochettino più complesso, un pochettino più articolato, ci siamo presi un po' più di tempo per strutturarlo, di modo da andare a farlo in maniera compiuta e intelligente. Alcuni di questi produttori già collaborano con noi, altri saranno nelle nostre file di rivendita del singolo prodotto in abbinamento al box o meno, all'incirca dalla settimana prossima. Non ti do un giorno esatto perché non mi piace darti una data e poi magari metterci un giorno in più o un giorno in meno. Però questa è l'idea di Airway. Come ti dicevo, è un contenitore e adesso sta sfruttando tutta quanta quella che è il background di Eragoffi, ma che andrà ad ampliarsi sfruttando anche quelle che sono le peculiarità degli altri nostri locali, quindi delle altre nostre attività. Una
Una domanda prima di passare alla tua percezione della fase 2. Certo. Quindi era Huawei, da quello che ho capito, e anche il pensiero strategico che c'è dietro, è sicuramente un'iniziativa che sopravviverà anche poi alla riapertura e diciamo, alla fine crisi, no? Huawei è il nostro, posso parlare a nome di tutti quanti, anche di Marco e Lorenzo, che sono i miei soci che stanno lavorando tantissimo insieme a me a Salutiamo. questo progetto in questo periodo, che salutiamo assolutamente. Adesso sono all'opera, quindi ci vedranno poi magari dopo. Huawei è ufficialmente il quarto marchio della nostra avventura. Non è un marchio che noi vogliamo andare a sfruttare unicamente in questo periodo in cui la delivery, oltre che essere un progetto imprenditoriale, è anche una necessità, perché a mio modesto parere lo è diventata, ma è un marchio che sicuramente sopravvivrà anche in un secondo momento, quindi avrà una propria vita, una propria evoluzione. Noi partiamo sempre piano piano, nel senso che ci piace fare le cose step by step, e così era Huawei. Come sono cresciuti gli altri locali, si sono modificati e migliorati nel tempo, così anche appunto era Huawei farà questo percorso. Quindi sì, è un prodotto ed è un marchio che sopravvivrà anche dopo questa quarantena, questo lockdown, come lo vogliamo chiamare. Assolutamente intuizione molto bella. Io e te Speriamo. siamo. No, ma lo dico chiaramente senza Certo, ti perdere ringrazio. la poi speriamo che il mercato recepisca come sempre. Il mercato è giudice, però sai che io e te siamo uniti dalla stessa sensibilità sul delivery, nel senso Sì, che. io sono, non l'ho mai rinnegato, anzi sostengo che sia un'opportunità per le aziende per innanzitutto fare quello che le aziende devono fare, che è creare fatturato, perché poi c'è la passione, c'è l'amore per il lavoro, c'è tutto quanto quello che c'è dietro, perché sennò io, come tanti altri come me, non lavoreremo 36 ore al giorno sui nostri progetti, ma c'è poi anche la necessità di far quadrare i conti. E secondo me il delivery, per quanto sia una goccia nell'oceano, perché ragiona su parametri di fatturato completamente diversi rispetto a quelli che sono i parametri tradizionali, soprattutto in una società che ha più locali, è comunque qualcosa che aiuta in questo momento a tirare avanti l'azienda e a farla rimanere attiva. Perché poi una delle più grandi preoccupazioni, secondo me, di un imprenditore non è soltanto quella del fatturato, ma è anche la visibilità che la propria azienda deve continuare a mantenere nel tempo, anche in periodi in cui appunto fisicamente siamo stati obbligati a chiudere ragionevolmente, e il delivery per noi è stata un'opportunità di rilancio di alcune idee che magari avevamo in cassaforte, che non eravamo ancora in grado di realizzare. E come ti dicevo prima, io in realtà ho riscoperto tutta quanta una serie di collaborazioni che magari, non ci fosse stata questa occasione, non sarebbero nate adesso, sarebbero potute arrivare in futuro. Però è stata sicuramente una spinta importante. Noi siamo molto contenti, stiamo facendo dei bei numeri, devo dire, non ci dispiacciono, senza ovviamente andare neanche lontanamente a parificarsi a quelli che sono i numeri che faremo normalmente. Però io sono molto contento. Marco, Lorenzo con me siamo molto felici, e devo dire che è una bella avventura. Ci stiamo anche divertendo, cioè, che comunque è importante nel lavoro. Io la trovo una bella esperienza, sono Direi felice. che un ristoratore che in questo momento dice mi sto anche divertendo è una Sì, cosa importante. certo, ovviamente la situazione è quella che è, nel senso che abbiamo tutti quanti una serie di problematiche infinite, abbiamo tutti quanti una serie di disgrazie da risolvere, problematiche quotidiane da affrontare. Però tra lo stare fermo a guardare scorrere gli eventi e provare invece a barcamenarsi tra questi e risolvere un po' di cose con un progetto innovativo, io sono sempre dell'idea che è meglio far lavorare la testa e i muscoli. Assolutamente, visto che sei imprenditore e chef, Sì. pensare di più, stare in cucina di più e stare meno su Facebook. Allora, Esatto, sicuramente. invece, Albertone, sai che hai la mia stima come Ringrazio. imprenditore che allargo anche ai tuoi due soci. Quindi, proprio da imprenditore, la tua percezione sulla fase 2?
La mia percezione sulla fase 2 è, diciamo che è un'idea abbastanza, come dire, aleatoria, nel senso che non abbiamo nessuna, in questo momento noi non abbiamo nessuna certezza. E questa è per assurdo, è l'unica grande certezza, ossia non avere certezze. Non sappiamo quando riapriremo, non sappiamo come riapriremo. Abbiamo visto delle tesi, francamente, per quanto mi riguarda, abbastanza insostenibili. Tutto il discorso dei vari plexiglass, bodyguard, insomma, non si è capito poi bene se fossero voci di corridoio o se ci fosse qualcuno che ci ha creduto veramente, che credo siano soluzioni poi fondamentalmente impraticabili. Io credo che la fase 2 andrà gestita con molta cura, con molta attenzione, tanto dagli imprenditori quanto dallo Stato, che poi è quello che in questo momento ci sta dettando la linea da seguire. Non sono uno di quelli pessimisti, ma io di carattere non sono un pessimista, nel senso che tendo sempre a vedere le cose dal lato positivo piuttosto che da quello negativo. Se la gestiranno con intelligenza, come al mio modesto parere hanno fatto in altre circostanze, credo che si potrà riaprire, con tutte le problematiche del caso e con tutta la cura del caso che ci vorrà per poter ripartire. Un'idea definitiva te la saprò dare quando avremo delle date, perché qui si parla del 4, poi si parla del 18, poi si parla del 25 di maggio. Io sono uno dei primi da sempre, e mi sono scontrato amichevolmente con altri colleghi imprenditori e bonariamente, perché sono sempre stato convinto che più in là di metà maggio non ci avrebbero portato con la chiusura forzata, perché poi lì veramente già così è dura, lì veramente diventa difficile. Immagino tutte le attività che non potranno godersi la stagione, che saranno già in crisi, mettere in crisi anche quelle che in realtà non vivono solo di stagione, ma comunque nella stagione fanno un buon bacino di guadagno, secondo me sarebbe follia pura. Quindi mi auguro che troveranno una soluzione. Noi dal canto nostro, come imprenditori, penso di poter parlare a detta di tutti, siamo sempre disponibili a confrontarci con chiunque ci voglia interpellare. Idee qui ce ne sono a centinaia, e ben venga poterle esporre se qualcuno le vuole raccogliere. Ecco. Va bene. Vedremo come andrà. Io Alberto, ti saluto, ti lascio. saluto te. Sei in consegna oggi? Guarda, mi hanno tolto l'onore e l'onere della consegna vista questa intervista, quindi ti ringrazio perché non mi fanno fare il fattorino stasera. Però inizierò domani, tornerò domani a fare le consegne in prima persona. Va bene, Alberto, ti saluto, saluto anche i tuoi soci, i tuoi ragazzi. È stato un Ciao. piacere, saluto tutti quelli che ci hanno seguito, un abbraccio a tutti, a presto. Ciao Ciao. Carlo, ciao ciao Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.